Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Alfiero De Sosa, due protagonisti assoluti della partita Fossano-Acqui. Una vittoria molto importante, 4-1, marchiata con i vostri gol. Ti chiedo, parto da te Alfiero, com'è stata quest'oggi la sfida con l'Acqui? Ma è stata una partita molto intensa. Sapevamo che affrontavamo una squadra molto preparata, molto forte, difatti era in testa alla classifica, però l'abbiamo preparata bene in settimana e fortunatamente siamo riusciti ad andare in vantaggio per un errore loro, ma siamo stati bravi a cogliere l'opportunità. Diego, era importante vincere quest'oggi, dare continuità anche ai risultati. Quella pennellata da metà campo è rimasta lì, però Peccato, però abbiamo gran gol anche di steso, qua, sì. esatto. No, sapevamo che era troppo importante oggi non perdere, perché perdere vorrebbe dire staccarsi dal treno, quello finale per giocare il campionato in maniera diversa da quello che sarebbe stato se avessimo perso. Quindi era importante non perdere, siamo riusciti a vincere meglio ancora, siamo lì agganciati e quindi ci siamo anche noi. Ci siete anche voi, tra l'altro è un campionato molto equilibrato, molto di più rispetto agli ultimi anni. Cosa vi aspettate adesso per questo sprint finale? Ma noi, come ci diciamo sempre in settimana, dobbiamo guardare partita dopo partita, perché quando insegui devi pensare solo a te stesso, senza guardare gli altri. Abbiamo adesso due partite ancora molto importanti, siamo riusciti a vincerla prima, adesso domenica andiamo a giocare questo derby contro il Centallo, una squadra che abbiamo già affrontato 3 volte durante questa stagione, quindi sappiamo i valori che ha e lo dimostra la classifica. Però cercheremo in settimana di lavorare bene per poter arrivare lì al 100%. Alfio, tra l'altro tu factotum in questa partita, due gol, poi il salvataggio sulla linea, sei stato nuovo da tutto campo oggi. No, sono molto contento perché ho dato un contributo alla squadra, al di là dei gol, come appena detto. Ho salvato una bella palla sulla linea, che voleva dire il 2-2. Poi siamo stati anche fortunati su un'occasione loro di Guazzo che ha preso il palo. E poi sono contento anche per il quarto gol dove ho fatto l'assist a Specchia. Quindi sono contento per aver dato una mano alla squadra. Una Diego, hai una bella dedica mano. speciale per il gol? Ma adesso pensandoci, non so, non ho una persona, mi viene in testa adesso, mi vengono tante persone in testa. Sono contento perché la sentivo sta partita in maniera, non lo so. Quindi è stata abbastanza emozionante, ho cercato il gol in qualsiasi modo oggi. La dedico un po' alla mia piccolina che c'ho in Brasile e va bene così. Grazie mille, ragazzi. Grazie a te.